ubbidito alla voce del Signore mio Dio. Ho fatto come tu mi hai comandato. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. Mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questo giovane si pone saggiamente la domanda di chi crede in Dio: cosa devo fare per avere la vita eterna? Infatti, il primo dono che egli ha ricevuto dal Signore, oltre l'esistenza umana, la vita, è la fede. Egli crede nella vita eterna. È un articolo del nostro credo: credo nella vita eterna. Egli ha questa certezza, però ora vuole sapere con altrettanta certezza come deve camminare per arrivare alla vita eterna, per non finire nella perdizione, per essere una persona degna dello sguardo di Dio, dell'amore proprio di Padre che il Signore ha per ciascuno di noi. E Gesù gli risponde dicendogli: tu i comandamenti li conosci? Quella è la strada per arrivare al Signore, per avere la vita eterna. Osserva le parole, i comandi, i precetti che egli ti ha dato. E Gesù glieli elenca, questi comandamenti. Lui ascolta con attenzione e poi dice: ma io questi comandamenti, che sono la volontà di Dio, l'ho sempre adempiuto, l'ho sempre osservato. Allora Gesù, dice l'Evangelista, lo amò, cioè lo ha guardato con benevolenza, con compiacenza. Quindi quello sguardo è stato più di una lode: bravo, hai fatto bene. Adesso, se tu vuoi essere perfetto, quindi i comandamenti non sono la perfezione, sono la regola, ma questa regola va perfezionata dall'amore. Se tu obbedisci come un servo, come uno schiavo, non hai fatto la cosa perfetta. Per fare una cosa veramente perfetta agli occhi di Dio, devi condire con l'amore, con la volontà di tutto te stesso, la mente, il cuore. Deve
essere una risposta a Dio. Sì, Signore, sono contento di obbedire, di fare questo. Come la Madonna, quando ha risposto sì alla volontà di Dio, lei quella risposta l'ha data con tutto il cuore. Proprio era tutto quello che la persona sua era, tutto l'amore che aveva, tutta la speranza che la ricolmava. Sì, si faccia come vuoi tu. Allora, oltre l'obbedienza c'è l'amore verso il Signore. Allora tutto diventa più bello e anche più facile. E questo giovane, quando ha sentito le parole di Gesù, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e seguimi, non ce l'ha fatta. Dunque non era così pronto a diventare perfetto. Non voleva uscire dalla compiacenza di Dio, che diciamo proprio segnato da quello sguardo di amorevole di Gesù. Era evidente, il Signore ti vuole bene perché tu fai quello che gli ha detto. Se vuoi arrivarlo a fare proprio come gli angeli che stanno intorno al Signore, devi metterci tutto l'amore e distaccarti dalle cose, dai beni materiali. Non ti devi lasciar soggiogare dalle ragioni della vita presente se vuoi guadagnare fin da adesso la vita eterna. Non era pronto, se n'è andato, però Gesù quello sguardo amorevole non glielo ha tolto, non lo ha cancellato. Oggi noi celebriamo la festa di San Gabriele della Dolorata, un giovane che ha obbedito e ha amato, è vissuto proprio per dare gloria al Signore. E la sua passione, San Gabriele della Dolorata, passionista, porta il segno della croce di Cristo, era proprio l'amore verso la Madonna, quindi non soltanto l'amore totale verso il Signore al quale obbediva, ma anche un amore totale verso la Madonna, la madre di Gesù, che il giovane santo meditava in continuazione. Diceva che il suo paradiso era meditare i dolori della Madonna, e si è fatto santo così giovane, 24 anni, era già pronto per il paradiso. E i miracoli che il Signore ha fatto proprio per confermare questa santità sono tanti, tanti. Dai primi, una volta una famiglia che da Montorio andava a San Gabriele perché c'era un signore che prima era caduto nella cecità totale, poi in sogno San Gabriele è andato e gli ha detto: se rivuoi la vista vieni a me. Due viaggi devi fare, nel primo viaggio ti ridarò la vista a un occhio, poi in un secondo viaggio ti ridarò la vista all'altro occhio. Il ristoratore, che era lungo la strada che lui doveva percorrere, era ateo, scettico, quando ha sentito questa storia si è messo a ridere. Ah, allora tu mi vai a farti guarire l'altro occhio? Ma voglio proprio vedere, ripassa qui, fammiti vedere. E dopo la visita al santuario, la preghiera, quello è stato guarito totalmente, è ripassato là. E quello allora ha chiamato tutta la gente: facciamo un pranzo perché oggi è festa per me, non soltanto per questo che è stato guarito, perché adesso ho capito che Dio veramente esiste, San Gabriele, e ottiene, intercede le grazie dal Signore. Ma poi, tanto, questa è una conversione e nello stesso tempo una guarigione. Uno degli ultimi miracoli di una famiglia tedesca, lì c'era un ammalato, a un certo punto ha visto San Gabriele che gli ha detto:
Io sono Fra Gabriele, sto vicino alla montagna del Gran Sasso, sono venuto a farti una visita e a guarirti. Quello infatti è guarito immediatamente, totalmente. Allora la famiglia è partita per andare nel santuario e cercava di Fra Gabriele, credeva che fosse vivo, un fraticello vivo. E l'ha chiesto al superiore, il superiore ha detto: fammi, ma ce l'hai, hai un'immagine, mi sa dire, mo te lo faccio vedere. Visto l'immagine, allora ha detto il superiore: vieni, te lo faccio vedere. Era nell'urna un santo, ma tante, tante volte succede proprio questo, questa risposta dolcissima del Signore per intercessione dei santi. Però quello che San Gabriele ci propone innanzitutto è proprio una volontà costante, gioiosa, di cercare Dio nella nostra vita, anche nelle più piccole cose. Quando verso la fine della sua vita non poteva fare più le grandi penitenze, non poteva neanche uscire per andare a spiegare il catechismo ai pastorelli che stavano nella zona, come faceva prima, e portava i dolci, la frutta, e il formaggio, quello che poteva, per intanto farli mangiare, e poi spiegava il catechismo, insegnava il Padre Nostro, l'Ave Maria, non lo poteva fare più. Allora si trascinava piano piano fino alla cappelletta, da dove c'era una finestrella attraverso cui potevo guardare il tabernacolo. Rimaneva lì delle ore in silenzio a pregare e guardare il tabernacolo, perché ormai Gesù era tutto il suo cuore. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. San Gabriele della Dolorata, sei nato nella terra del grande San Francesco. O caro Gabriele, devoto di Maria, negli occhi e nello spirito l'immagine si imprime dell'Umbria sempre verde, del canto e della gioia. Il mistico fervore lasciato da Francesco in mezzo alla sua gente respiri anche tu. I pii genitori ti insegnano la fede, ti parlano di Dio, ti danno il buon esempio. Vivace e sempre allegro, nei giochi e nello svago, passavi del bel tempo insieme ai tuoi compagni. Intorno a te vegliava la cara tua famiglia, ti riversavan tutto l'affetto e la premura. Pregavi la Madonna, a lei pensavi tanto, dovunque ti rapiva l'immagine di lei. E finalmente scoppia nel mezzo del tuo cuore la misteriosa fiamma. Non è per te la terra. La mamma di Gesù ti fissa con lo sguardo, la voce tua, sua ti parla. Francesco, lascia il mondo. Tu non ti arrendi ancora, la dolce voce insiste, commosso e trepidante, tu pronunciasti il sì. Il resto dei tuoi giorni vivesti accanto a lei, il frutto del suo amore, sublime santità. Adesso sei modello ai giovani in cammino. Per sempre tu riposi nel nostro caro Abruzzo.